Ciao, benvenuti nella pagina di Miss Company Italia. Io sono Maria Rosaria Cerotti e oggi vi mostrerò come realizzare un fiore in gel. Seguitemi e vediamo i prodotti che ho utilizzato. Allora, queste sono le tip che ho realizzato e questa è la tip che andremo a svolgere, un bel tulipano. I prodotti che ho utilizzato sono i seguenti: arancini, alcuni paint, top lucido e top matte, Glam Flakes, sono delle scagliettine nere, e due pennelli Rubloff numero 1 e 2. Iniziamo miscelando il colore arancini con il top lucido. Con la miscela che abbiamo creato iniziamo a fare il nostro fiore. Creiamo una goccia e la coloriamo tutta. Adesso riprendiamo il nostro colore arancini e iniziamo a creare delle ombre. Prima dividiamo il fiore in due, come se fosse un chicco di caffè, creando così i due petali. Una volta fatto questo, possiamo creare le zone in ombra e le sfumiamo per bene. Ripetiamo questo passaggio fin quando il risultato ci piace. Con un colore fluo, in questo caso ho utilizzato Happiness, lo miscelo con un po' di top lucido e coloro il fiore per dare vivacità. Ora con il bianco miscelato con un po' di top vado a creare invece i punti luce del fiore. Con il paint giallo e un po' di paint blu vado a crearmi il verde che desidero, per creare così lo stelo e le foglie del fiore. Mi creo così lo stelo con il pennello sottile e il verde che abbiamo creato. E successivamente creiamo anche le foglie del fiore, una a destra e l'altra a sinistra, riempendole sempre con il verde. Vado a scurire il verde creato in precedenza e vado anche qui a crearmi le zone in ombra, ripetendo il passaggio sempre fino a quando il risultato ci soddisfa. Arricchisco questa nail art con delle scagliette nere, le possiamo mettere come più ci piacciono. Vado a sigillarlo con il Soft Touch, che è un top opaco senza dispersione. Con il colore arancini riprendo alcuni dettagli e venature del fiore. Ripetiamo lo stesso passaggio fatto sul fiore
sulle foglie e sullo stilo, riprendendo il verde scuro che abbiamo creato in precedenza. Con il paint bianco vado a dare forza ai punti luce. Ed eccola qui, terminata. Ora ve la faccio vedere più da vicino. Ed eccoci giunti alla fine di questo tutorial. Se ti è piaciuto lasciaci un like e ricorda di iscriverti al canale e attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati. Grazie e a presto! Ti consiglio di dare un'occhiata ai nostri video.